Sì, il voler ritracciare in qualche modo la propria storia per poter programmare al meglio il proprio futuro, un riconoscimento a quelle professionalità che hanno dato modo di edificare veramente questo ospedale, come appunto il dottor Bernardo Concolino, che ha creato la patologia neonatale qui in Calabria, la prima addirittura nel mezzogiorno d'Italia, al di sotto di Napoli, e quella del dottor Saverio De Filippo, che ha appunto creato il padre praticamente dell'odontoiatria sociale. Questa fa parte, la patologia neonatale rientra insieme al centro delle chirurgie pediatriche, insieme alla pediatria, nel dipartimento materno-infantile, che è un dipartimento che col nuovo assetto dell'ospedale Pugliese Ciaccio avrà 100 posti letto, quindi occupa una fettina importante dell'assistenza che è chiamata ad erogare.